un bel compasso e una bella vacca come suggerito da FIFA, sempre in onore alla signora. Se 30 ci chiede, 30 gli diamo e si invia. Finalmente, dopo non ci abbiamo messo manco tanto. Eccolo qui, Pierre-Emerick Aubameyang. Kist potenzialmente deve essere una carta devastante. Vediamo, vediamo come si presenta Pierre-Emerick. Beh, sì. Scarpa rossa, gran stile, bel capello, corto ma con stile, rasato ai lati, calzettone sopra il ginocchio. E ci sta. Ci sta, costa una follia, ma ci sta. Vediamo come si comporta in game questo big boy. I vari, come dire, boomer che non accettano queste dichiarazioni. Ma per me Kist, se finalizza, è meglio Ronaldo Totti, vuol dire che, perché è molto più agile. I movimenti sono altrettanto ampi. È molto più agile nello stretto. Cioè, queste cose con Ronaldo non le posso fare. Fa paura, Kist. Quanto costa? Quanto l'abbiamo pagato questo Pierre-Emerick? Ma sa da avere però i movimenti, dato che comunque alto alto. Bisogna vedere nel complesso. Io vi ho detto, per me è meglio di Cristiano Ronaldo nello stretto. E per skillare, sono capitati dei giocatori molto costosi ultimamente, che, cioè, ma guarda questo, c'ha tutto, aiù, è un 5, è un Cristiano Ronaldo con 5-5 molto più agile, ed è anche un po' più veloce, cioè si sente che l'accelerazione, guarda, guarda che velocità che piglia, Ronaldo non piglia sta velocità, e soprattutto Ronaldo non si gira così. Molto bene, a lei come va? Sprint boost! Cioè, guardate l'ampiezza di sti cazzo di movimenti! Ma è un altro giocatore! Se pensate che questo sia lontanamente simile alle altre versioni di Aubameyang, vi sbagliate di brutto! Tiet, saluto! Afangulo! Volevo vedere se riuscivo a segnare sul primo palo. Cioè, vedi come si gira? Cioè, queste sono cose che per uno di 1,87 m non sono assolutamente scontate. Cante tie. Ah. Vada Pierre-Emerick! Vada Pierre-Emerick, finalmente un giocatore che dimostra la velocità. Vada Pierre-Emerick per giocare di ignoranza brutale. Sì, movimenti ampi, veloce. Guarda. Che meraviglia, madonna, che movimenti ampi. Mescola la merda, mescola. Movimenti ampi, palla attaccata al piede. Giocatore esplosivo, reattivo. Bello, bello. Lanciama, lanciama. È partuto, tira a giro. Boh, easy. Non tiltare, non è worth, non tiltare. Vada Pier, one two, con Dignolo, sinistro di... A to cazzo hai tirato! 5-5 hai. Vai Giorgio, lanciamo. Tasien, sina. Pierre-Emerick, sina. Chi se si ci fa filtrando e sempre gol. Ah, come bisognerebbe fare. Però che meraviglia, ma che meraviglia. Come si skilla bene con Piero. Ehi. Pierre-Emerick, affammo, con un po' di fortuna. Cioè, vedi, sta roba qua... è come se quando tirasse non partesse che la solita seggiata dei super player, no? Attivo Cristiano Ronaldo.
Come sta giocando? Non riesco a capire. Corra, Pier, corra. Va, ma è una gioia. Bravo, Spina. Sì, vai, Pier. Vai, Pier, bravo qui. Ok, bello passaggio, Pier Emerick. Ehi, vai, 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 buttalo fuori, buttalo fuori. E Pier Emerick dice: mister, ci penso io. Con il tiro a caso. No, chi t'ha morto, Pier? Vai, Pier, vai, Pier. Colpi di tacco non richiesti. Vada, Pier, vada, Pier. Si gira nello stretto, Pier. Bravo, ma che bello giocatore suo, Aubameyang. Lì inundando ce la fa. In velocità. Come si gira bene sto Aubameyang. Si gira sul posto come se avesse 99 di agilità. Fa paura. Amavi, subito. Intercetta molto bene Amavi. Bravo Amavi, altro intervento, automatismo difensivo molto valido. I DC sono sempre una rottura di cazzo da provare. Bravo. Svegliati. Lo giuro. Che begli anticipi che fa chi lo amavi. È abbastanza rapido con L2 R2, abbastanza. Maron, su Amavi tiene un posizionamento eccezionale. Smalling un po' così, non me lo seleziono io perché significherebbe portarlo fuori posizione, è una stronzata. Molto fisico. Sposta chiunque. Il fenomeno. Ok, Smalling, no. Allora, quando si va sotto con L2, R2, s'affianca. No! S'affianca, sposta. No! Incredibile. Smalling! Qua è un grande intervento. Niente. No, Smalling, fratello, no! No, zio, t'ha saltato in testa Dybala, no. Cambi di direzione molto veloci, si fa fatica con Smalling. Perché è grosso proprio. Quindi, recap su questo big boy. Aubameyang. Giocatore pazzesco. A sto giro me l'aspettavo dopo che ho visto quello che è successo con Sané, che con l'aggiunta della quinta stella skill si è trasformato. Lo stesso è successo per questo. Mi aspettavo un tronco, non lo è. Senza che andiamo a leggere le stats, vi dirò come si comporta in game come al solito. E poi facciamo un paragone importante, andiamo a scomodare Cristiano Ronaldo, Totti, Tots. Velocità assurda, quando parte palla al piede, quelle stats che voi vedete sono effective in game. Nuno Pier, se prende 2-3 metri su qualunque difensore, anche terzino, avendo dei movimenti molto ampi e avendo quelle stats reali in game, va via. Ok, quindi uno dei pochi giocatori ad andare via a campo aperto. L'agilità è pazzesca, non sembra uno di 1,87 m, sembra avere molto di più di 90 di agilità e 89 di equilibrio. La reattività si sente tutta, dribbling, controllo palla sono stats che rispecchia in game. I passaggi sono decenti, niente di eccezionale, anche queste sono rispecchiate, e la forza fisica si sente.
La cosa sorprendente è che è, come vi dicevo, incredibilmente reattivo, agile nello stretto, si gira 100 volte su se stesso, come avete visto pure dal gameplay di prima. Ora, senza che li mettiamo a fianco con le stats, perché bene o male le sapete le stats di Cristiano Ronaldo, Totti barra Tots, non andiamo a scomodare il 99, che secondo me quello è nata cosa. Andiamolo a paragonare con Cristiano Ronaldo Totti, in game come si comporta. Cristiano Ronaldo Totti lo uso da 8-900 partite, lo conosco a memoria, sapete quanto mi fa triggerà. È per me in tutto meglio questo, tranne una cosa: nell'agilità, nella velocità palla al piede, nella reattività. I passaggi sono simili, anche se sulla carta c'è più Ronaldo. Vabbè, diciamo che nei passaggi è un po' meglio Ronaldo, ma per quello che può contare. Questo qui è fisicamente e nel controllo palla, nello stretto, con le skill, skilla molto meglio di Cristiano Ronaldo. Perché? Perché c'ha più equilibrio, sembra essere molto più agile. Quindi nello stretto, quando vi girate dal lato sbagliato, subito potete correggere, vi girate di nuovo e date le spalle all'uomo. È in tutto meglio, tranne secondo me in una cosa, ossia il tiro. Allora, questo qua è un super finalizzatore, come potete vedere, 27 gol in 9 partite. Diciamo che in una scala da 1 a 10 questo finalizza 9, ok? Ci stanno dei gol che tu ti ritrovi lì con un Cristiano Ronaldo, ti sfonda la porta, ok? Questo qua invece a volte pecca un pochettino, sembra che appunto la potenza tiro non sia delle migliori, ne escono dei tiri un po' meh, ma raramente, sia col destro che col sinistro, e la cosa fa un po' triggerare. Quindi dopo 800 partite, ribadisco, con Ronaldo, l'ho vista sta differenza in termini di finalizzazione. Questo non significa che non finalizza, significa che è un mezzo gradino sotto a uno dei più grandi finalizzatori del gioco, ok? Ma in tutto il resto, Guaiu è nettamente superiore, dallo skillare al correre a campo aperto, eccetera, eccetera. Quindi è un super attaccante, pazzesco veramente. Gli volevo dare 10, non gli do 10 perché, per quanto forte, non ha quel tiro da super super play. Per far capire pure il fenomeno, quando calcia tra più sicurezza, il fenomeno Cristiano Ronaldo, eccetera, vabbè, quelli sono quelli che calciano meglio di tutti secondo me. Tolto quello, è perfetto. Se vi piace giocare d'ignoranza con le stelle skill, con gli sprint boost, non lo prendono mai. Quindi 9,5, quasi 10, peccato per quelle imperfezioni nella finalizzazione, ma è un giocatore troppo funny da usare. Io sto valutando seriamente di vendere il fenomeno e di sbloccarmi questo, perché è un 5, è un Neymar gigante con 92 di fisico. Sì, è troppo forte, olio. Troppo forte e divertente da usare, ignorante proprio, perché semina gli avversari oltre a skillare divinamente. Quindi 9,5, stile intesa perfetto per questo, è finalizzatore che, come vedete, gli boosta la potenza tiro, agilità, equilibrio e dribbling. Adesso cambio account, ringraziamo ovviamente il buon Junkie per averci fatto fare questa SBC Scuola Footy Universe. E niente, adesso, allora, intanto ringrazio il buon Giacomo per averci concesso la possibilità di testare questi due campioncini, pure lui Scuola Footy Universe, secondo al mondo per compravendita, ok, quindi non costa neanche poco, 2,50, molto bene. Allora partiamo da lui, Amavi, obiettivo, quindi gratis, non richiede chissà cosa, gran bel giocatorino, niente di eccezionale, un terzino 3 stelle skill, sapete a me quanto trigger, però devo dire che fa un botto di intercettazioni, di interventi automatici, anticipa, va sempre a chiudere, passaggi veramente spettacolari, filtranti, epici. Bel terzino, niente da dire, difensivamente tanta roba,
in fase di impostazione bene, peccato per quella stella skill gratis, quindi grande grande convenienza tra virgolette. Un 8 se lo merita tutto. Mendy Somagna, chi 5-5, no, va bene il difendere in maniera top, però non basta per me. Un terzino adesso pure tecnico, 3 stelle skill per un terzino a questo punto del gioco, significa anche che tu stai di spalle, magari ti vuoi girare con uno scoop turn e con un 3 stelle skill che scoop turn fa almeno 4 l'andate. Comunque un buon giocatore, sintesa consigliato. Ancora tanti interventi difensivi, ribadisco, non male. Ma parliamo di questo Chris Smalling. Questo invece si paga, costa. Ora, considerando tutti i top player che ci sono a questo punto del gioco, io vi dico 300k non ce li spendete mai nella vita per questo. Come si comporta? Sembra pari pari Virgil Totti, ossia un gigante, 1,96 m. Quando lo muovete con L2 R2, vi avvicinate all'uomo, lo sposta letteralmente, perché tiene pure 99 forze, oltre ad essere un gigante, 99 di aggressività, risposta e sradica la palla. Qual è il problema? Che essendo così forte, essendo così pesante, quando vi mandano a vuoto con uno skiller, con un Martins, con un cambio di direzione di quelli velocissimi, questo qua ci mette quella frazione di secondo per rigirarsi e per riprendere velocità. Quindi secondo me è un giocatore a questo punto del gioco limitato, forte ma limitato. Poi difensivamente Naroccia non si sombo con gli autoblock, è praticamente un portiere aggiunto, ma eviterei. Come voto gli do anche lui un 8 e niente, ribadisco, tanta roba di... diciamo una pecca che ho notato è che, a differenza di Virgil, che ogni volta che arriva la palla nei suoi pressi tende sempre ad andare ad aggredire, ad anticipare, questo lo dovrebbe fare in teoria, 99 di aggressività, 94 intercettazione, 93 lettura difensiva, ma insomma, non... quando è mosso dalla CPU non vi dà una gran sicurezza, e se devo essere sincero, quel poco che l'ho provato ha lasciato pure dei buchi importanti. Sicuramente è meglio Chiellini, sicuramente è meglio Laporte, sicuramente è meglio di, che diciamo, di quelli simili è uno dei migliori, ma per me Bonucci si gira molto più rapidamente di questo, ma non so le stazze di Bonucci, ma è molto meno pesante probabilmente per il body type, ma nettamente superiore. Poi i difensori vanno anche a stile difensivo, Militao, Somagna, Kist, perché Militao quando te lo mandano a vuoto si gira con una rapidità fulminea, quindi io che difendo molto aggressivo ho bisogno proprio di giocatori che si girano fast quando vanno a vuoto. Quindi immaginatevi Virgil Totti magari con più velocità e that's all, e con qualche intervento difensivo in meno. No, per me il cap Ramos è nettamente superiore, non ha senso per me dargli motore, quelle robe lì, perché il problema non sono le stats, che sono delle super stats per un difensore, ma è il body type che lo rende pesante, quindi gli puoi dare pure 99 di agilità, non cambia niente, ok? Se lo volete sbloccare, sbloccatelo. Quindi abbiamo detto voto 8, stile intesa consigliato, ombra, that's all. Evitate di sbloccarlo se volete un consiglio. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti se li avete sbloccati questi player e come vi siete trovati. Alla prossima review.